Buongiorno a tutti ragazzi, sono Mr. X e volevo mostrarvi un'altra collezione molto particolare a cui sono veramente molto legato sin dall'infanzia, che sicuramente anche voi ne avrete sentito parlare, o forse più che il videogioco stesso, forse per quanto riguarda il film che lui ha avuto molto successo. Si tratta di Hook, ovvero Capitan Uncino. Questo gioco ripercorre praticamente le fasi principali del film di Spielberg che è uscito negli anni 90 e subito dopo era stato appunto pubblicato questo videogioco qua che seguiva proprio le orme vere e proprie del film. Questo videogioco qua è un punta e clicca dove noi vestiamo i panni appunto di Peter che dovrà appunto ripercorrere la strada per ricordare i suoi vecchi ricordi e tornare a essere appunto il vero Peter Pan. Questo gioco appunto è un punta e clicca che è veramente raro ragazzi ed è in italiano. Vi ho anche realizzato il gameplay che vi elencherò appunto come link per se foste interessato a vederlo. Questo videogioco qua è veramente proprio, parla appunto, come potete ben vedere nell'intro del gioco stesso, seguirà appunto proprio l'intro iniziale dove Peter troverà i suoi figli che sono stati rapiti da Uncino stesso, perché Uncino vuole appunto una vendetta, un'ultima battaglia contro Peter Pan. E quindi un gioco dove i dialoghi sono proprio come quelli del film e viene appunto illustrato il luogo dove Uncino si era rifugiato, tutto il molo, le barche e tutto, come potete ben vedere anche qui, non so se riuscite a vederlo. Vedete le barche e tutto, si potrà interagire con i pirati stessi e risolvere appunto gli enigmi. E questo gioco qui proseguirà sino a che non si va anche nell'isola che non c'è, nel luogo dei bimbi sperduti, dove pian piano dovremo superare delle determinate prove. E qua Peter Pan si ricorderà appunto ciò che era un tempo. Adesso vi illustro i floppy. Questo è il libretto dove sono praticamente spiegato l'installazione, il modo in cui va configurato, la scheda sonora e tutto, tasti di controllo, si utilizza mouse e vabbè, questa era la pubblicità di altri videogiochi che non sto lì a farvi vedere. Questi sono i floppy. Vedete, su tre floppy girava. Ovviamente ragazzi, non chiedetemi la configurazione di come ho fatto farlo partire o altro perché per far partire un gioco del genere serve o un PC vecchio oppure ve lo fate partire su macchina virtuale come ho fatto io. E la configurazione di una macchina virtuale richiede parecchio tempo e pazienza e ci sono i tutorial su YouTube. Non è che non voglia dirvi le cose, ma siccome ho parecchie cose in ballo da fare, quindi non avrei neanche il tempo materiale per illustrarvi per filo e per segno per tutto. L'installazione, appunto, i computer di adesso non hanno più un lettore floppy, ma se avete magari un lettore floppy esterno su quello e poi può girare tranquillamente su macchina virtuale, a meno che dovete installargli appunto un Windows 98 o un Windows 95. Questo ragazzi era Hook per PC. E spero appunto che questa collezione vi sia piaciuta e spero anche che il gameplay vi piaccia altrettanto. Buona giornata a tutti.